Secondo noi è l'inizio di un percorso che parte dai poteri e le competenze che attualmente abbiamo come regioni per lavorare meglio su alcune materie importanti come sono la sanità e il welfare, i percorsi di internazionalizzazione e di export delle imprese, la costruzione di un brand comune, ma ci vogliamo mettere anche all'opera sulla pubblica amministrazione. Fare un unico soggetto aggregatore della sanità è una sfida alta sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni regionali verso la semplificazione e verso il risparmio, così come la sede unica dell'ufficio di Bruxelles verso un rafforzamento anche del nostro ruolo nei confronti delle istituzioni europee e delle opportunità che possiamo cogliere per le nostre imprese e cittadini. Bene, aggiungere qualcosa? No, condivido ovviamente, è un passo importante. E anche perché pensiamo di partire da una struttura economica, sociale, la piccola impresa, una realtà dell'Italia centrale, che se ci mettiamo insieme possiamo fare servizi migliori per i nostri cittadini. Quindi senza forzature ma dal basso iniziamo questo processo di rapporti, di fusione dei servizi. La sede di Bruxelles è importantissima perché le regioni si basano molto sulle politiche comunitarie. Quindi già quando andremo a discutere della revisione del settennato avremo modo di confrontarci, di vedere le pratiche migliori e qualche volta anche persino di mettere a fattor comune le stesse politiche, potenziandole pure. Voglio sottolineare che ci poniamo direttamente nel campo, diciamo, dell'innovazione dal punto di vista del nostro Paese. La Conferenza delle Regioni vuole avviare un percorso, chiamiamolo anche in questo caso dal basso delle Regioni, per un ridisegno istituzionale o quello che verrà. Noi prima ancora insomma, degli altri ci siamo messi in moto con questo desiderio di dare molta concretezza a questo percorso, fare in modo che i cittadini possano percepire risultati e obiettivi immediatamente raggiunti e in una visione invece ampia e strategica e dare sostanza a quello che troppo spesso rimane più nelle parole che nei fatti. Quindi porci un po' come fa lo spazzaneve, no? Che in un terreno nuovo dove c'è spesso anche la neve alta apre un po' la strada anche agli altri. Sede unica già l'abbiamo perché le regioni sono insieme da più di 10 anni che hanno la sede unica. Ora il salto è proprio sul funzionamento degli uffici, sul personale qualificato di cui possiamo disporre, sull'integrazione, quindi su un modo di operare unico che va al di là della sede in senso fisico e immobiliare, ma proprio sulla struttura delle politiche. E l'operativo quando si parte? Oggi si firma e poi gli uffici si mettono al lavoro e piano piano. Penso che sia il modo per avere la taglia giusta come le regioni del centro Italia e quindi Toscana, Umbria e Marche per pesare di più anche sulle politiche europee. Voi che state qui in Europa sapete bene come le regioni medio-grandi sono quelle che sono più ascoltate, che hanno la possibilità di incidere di più anche su scelte importantissime. Quindi stando insieme anche noi ci proviamo. Se posso chiedervi un attimino di riassumere i punti principali del nostro intervento sulla siderurgia che farete oggi pomeriggio. I punti principali, intanto apprezziamo che ci sia un documento fatto dalla Commissione, perché dopo anni nei quali è stato detto che l'Europa in pratica doveva rinunciare alla siderurgia perché apparteneva al vecchio mondo, mi verrebbe da dire un po' insomma gli anni tacceriani, piano piano l'Europa è rinsavita e pensa che l'industria sia fondamentale e quindi ci pone obiettivi di coprire almeno il 20% del PIL dal prodotto proveniente dall'industria, dalla ricchezza proveniente dall'industria, e questa volta mette davvero sul tavolo anche la necessità di mantenere l'acciaio e questo è un punto decisivo, importante. Per quello che ci riguarda, oltre a questo apprezzamento, noi mettiamo in campo 3 cose. La prima è che si vada in direzione di un superamento della concorrenza interna. Ci sono differenze all'interno degli stati di costi dell'energia, prima di tutto. E questo è un fatto che, per esempio, mette in serie difficoltà un paese come l'Italia. Differenze anche negli interventi da parte degli stati. Quindi chiediamo una armonizzazione, parametri
per tutti gli Stati europei analoghi, in modo che non ci sia un dumping interno all'Europa. Chiediamo la possibilità di utilizzare il Fondo regionale per lo sviluppo per fare interventi di innovazione, di abbattimento di CO2, di miglioramento delle condizioni ambientali e tecnologiche della siderurgia, e chiediamo anche che ci siano messi a disposizione i fondi Juncker per poter fare gli investimenti sempre corrispondenti a queste caratteristiche anche da parte dei privati. Infine, un'Europa unita, ma diciamo proprio in modo diretto, contro la Cina. Non è possibile che la Cina su questo faccia la padrona del mondo, facendo dumping sociale, dumping ambientale, erogando acqua, erogando energia elettrica a prezzi assolutamente coperti da interventi dello Stato, avendo un dumping sociale e ambientale come quello che conosciamo, che oltretutto è una delle ragioni principali, una delle più forti anche dei cambiamenti climatici. Su questo l'Europa deve farsi sentire come un solo uomo e chiedere che ci sia un intervento, che l'acciaio europeo, l'acciaio che proviene dalla Cina sia soggetto a tutta una serie di regolazioni, perché non rispetta alcuni parametri fondamentali. Però apprezziamo, ecco, molto il documento, ci aspettiamo che non con troppa lentezza su questi temi l'Europa intervenga. L'Italia è molto interessata, io sono a Piombino, l'acciaieria a Terni, l'acciaieria a Taranto, sono temi che ci riguardano direttamente, per non parlare delle acciaierie che sono presenti anche al nord.